vicepresidente del Cittanova, Tonino Mamone, che è con noi. Buonasera. Buonasera a voi. Ben ritrovato, ben ritrovato. Grazie. Oggi un'altra vittoria netta con insomma assegno Vukva, Bonanno, Gaudio, ancora Bonanno sul rigore, protagonista, tre gol i suoi di Bonanno. Sì, lui è stato protagonista, ma tutta la squadra. Quando la Staccardi si presenta in avanti è merito, e fa gol è merito suo sicuramente, ma anche di tutto il resto della squadra, perché se i palloni arrivano avanti è merito di tutti. Sì, è chiaro, di un gioco corale. Che è arrivato insieme ai gol, insieme alle vittorie, questi ultimi due turni fanno capire che da qui in avanti si vedrà finalmente un nuovo Cittanova, o secondo lei bisogna comunque tenere i piedi per terra, lavorare ancora sodo, perché ancora bisogna crescere? No, assolutamente bisogna crescere. Noi abbiamo una squadra giovane, in questo frangente sta prendendo la forma, perché la preparazione diciamo è stata finita giusto la settimana prima dell'inizio del campionato, abbiamo ancora la coppa, però ecco, non guardiamo avanti in maniera preventiva, sì. Affrontiamo le partite come vengono, con lo spirito di una squadra che deve raggiungere la salvezza al più presto, e stop, senza grosse velleità. Sì. Abbiamo inteso fare questo quest'anno. Ecco, forti dell'esperienza dello scorso anno, un passo alla volta, vediamo come va questa stagione, insomma. Sì, l'anno scorso nemmeno è stato fatto un precampionato di acquisti che doveva vedere Cittanova protagonista. Si è partiti bene, abbiamo all'inizio avuto il primato con delle belle partite, con delle belle vittorie. Poi sì, l'anno scorso è stato un campionato duro per tutte le squadre con il Covid, e come tante altre squadre noi siamo stati penalizzati. Ha dato uno squilibrio generale alla nostra rosa, perché tra infortuni e tra purtroppo indisponibilità per i contagi, noi poi non siamo più riusciti a trovare una squadra tipo, ma sì, ogni settimana si doveva cambiare squadra, i continui rinvii delle partite. L'anno scorso è stato un campionato a sé. Quest'anno anche abbiamo una partita da recuperare per via del Covid. Questa con il Trapani. Però, sì, Mamone, qual è stata la sua idea? Perché si parlava di un solo contagiato alla fine, cioè era da rinviare questa gara. Allora, noi ci rimettiamo a quelle che sono le decisioni della Lega, che sicuramente agisce in base alla documentazione allegata, sì, ai certi sanitari che arrivano. Per cui onestamente non andiamo a sindacare il numero di contagi, perché siamo in una situazione di allarme sanitario, per cui non abbiamo assolutamente battuto giro. Ma quale indicazione avete avuto? No, le indicazioni quali sono? Mi pare di un solo contagio che si registrava tra le fila della squadra del Trapani, della rosa del Trapani. Però voglio dire, in linea generale, quale regola va seguita, ecco, in questa stagione? Ci si ferma quando abbiamo quanti contagiati? I contagiati mi pare siano tre o più di tre. Io almeno mi pare che sia questo, sì, perché il dubbio, però, chiaramente voi avete sofferto tra le squadre, tante altre pure, ma pure voi un po', perché purtroppo avete dovuto fare i conti con lo stesso Covid, ma anche subito dei rinvii perché altre società, sì, malauguratamente hanno dovuto fare a loro volta conti con questo virus. Era proprio per capire qual è il timore in questa stagione di vedere una stagione come quella dello scorso anno. Cioè non ci si può arrivare alla fine con gare da recuperare. È vero. No, speriamo che non accada questo. Speriamo che non succeda. Quest'anno dovrebbe, con la vaccinazione, questo fenomeno essere ridotto. Auguriamo che sia così, perché effettivamente il rinvio delle partite crea
delle situazioni di, dei cali di concentrazione, del, delle situazioni appunto che non sono ordinarie e quindi alla fine può impattare sul, sul rendimento. Sì. Per cui noi l'abbiamo vissuto in prima battuta. L'anno scorso forse sì, siamo state tra le prime squadre che hanno avuto lo stop più un mese e mezzo, quando eravamo in alta classifica. Probabilmente questo ha inciso sul corso della stagione, non perché noi dovevamo arrivare tra i primi posti, ma perché comunque dovevamo avere una salvezza tranquilla, che poi alla fine abbiamo ottenuto, ma con grande sacrificio, perché insomma l'anno scorso è stata una stagione travagliata. Sì, senza dubbio. Con ricadute contro i nostri calciatori. Però è stato così. Speriamo che quest'anno invece si possa affrontare per tutti, non solo per noi, un campionato di sport, di salute, che è quello che cerchiamo. Cerchiamo un po' tutti, che l'ambiente si normalizzi, che le società possano affrontare al meglio senza grossi costi questo campionato, per riprendere il movimento dilettantistico del nostro girone, ma anche di quello degli altri gironi. Insomma, il momento dei migliori auspici, chiaramente speriamo che tutti quanti di... Tornando al campo, ora avrete sì, tra virgolette il favore del calendario, tra virgolette, attenzione, perché chiaramente bisogna rispettare tutti gli avversari. Affronterete in trasferta il Rende, poi in casa avrete il Troina, e non so se ci sono notizie già sul recupero a questo punto con il Trapani. No, ancora no. In ogni caso il Rende è una buonissima squadra, andiamo ad affrontarla, ma non so se guardare il calendario ci aiuta. Non penso, non ritengo che questo girone sia un girone di quelli dove tu, guardando il calendario, puoi andare a stabilire chi l'avversario, se è favorevole o meno alla partita che vuoi andare a giocare. Ci siamo dati come proposito con la nostra dirigenza e con tutta la nostra squadra, tutta la nostra equipe, l'indicazione di fare le partite man mano che vengono. Per cui noi consideriamo che Rende sia una buona squadra, l'abbiamo incontrata in Coppa e ci ha fatto una buonissima impressione. Anch'essi hanno lavorato molto con i giovani, lavorano molto con i giovani, per cui andremo ad affrontare questa squadra domenica con la consapevolezza che sarà una partita difficile, un avversario insomma all'altezza, che ha fatto sempre campionati importanti. Senza dubbio.